Tra i tanti risvolti negativi di una festa che passa in archivio con più di una bocciatura, l'edizione 2015 dei tre giorni di festeggiamenti in onore dei santi patroni Oronzo Giusto e Fortunato porta sul piatto della bilancia la consolazione di un piano di raccolta rifiuti capace di regalare decoro urbano e igiene. La sinergia messa in campo dall'amministrazione comunale e dalla Monteco SRL, la ditta che si occupa della raccolta differenziata nella città capoluogo, ha dato i suoi frutti. Strade lavate di buon'ora ogni mattina, con i contenitori posizionati su tutto il percorso della festa, ad essere stati usati correttamente per il conferimento del rifiuto differenziato, sia dai bancarellisti che dalle migliaia di visitatori. Molti cassonetti posizionati nei luoghi della festa, in particolare abbiamo formato delle isole ecologiche con i cassonetti differenziati per accogliere il rifiuto differenziato e una pallina informativa che permetteva alla gente e agli ospiti presenti di capire che è molto importante la riduzione del rifiuto, il riciclo e il riuso. I numerosi ecoinformatori posizionati nelle isole ecologiche hanno contribuito infine al raggiungimento del risultato, riuscendo a dare alla festa quel peso ambientale coniugando il divertimento con la salvaguardia dell'ambiente. Ci auspichiamo che anche il cittadino diventi partecipe e diventi collaboratore in questo.